Oggi vediamo un caso particolare di metodo per calcolare gli asintoti per funzioni che sono razionali fratte. Per le funzioni che siano rapporti di polinomi. Facciamo un esempio. Questa funzione x uguale a 3 alla seconda più x fratto 2x meno 1, io dico che ha un asintoto obliquo. Per quale ragione? Beh, intanto lo calcoliamo. N è il limite per x che tende all'infinito di 3 alla seconda più x fratto 2x meno 1 fratto x, viene 2x alla seconda meno x. Ripeto, dividere per x è come moltiplicare per x al denominatore. Il limite esiste finito e vale 3 mezzi il rapporto dei coefficienti delle x di secondo grado. Sommo le due grandezze in modo da avere un'unica frazione b, io con un multiplo di 2 per 2x meno 1 al numeratore come frazione ho due volte 3x alla seconda più x poi meno 3 per x, pardon, per 2x. Un'occhiata e vedo se ritorno. Fare l'invece sopra e tutto. Se è x alla seconda, quindi 2x meno 6x alla seconda più 3x. Uguale al limite x che tende all'infinito di 3 più 2, 5 x fratto che mi dà non ho sbagliato il calcolo, non è troppo 5 quarti, quindi la retta y uguale a 3 mezzi x più 5 quarti è sempre tornato. Chiaro? No, ho applicato l'esperimento di difesa di M e di Q. Ma qual è il trucco? Non c'è trucco, ma in realtà una cosa essenziale è che la funzione è razionale, cioè non ha radici, è un rapporto tra polinomi e il denominatore è un polinomio di un grado inferiore al numeratore di una unità. Qui ci fosse stato 3x alla terza, non avrei trovato l'asintoto obliquo.
facile vederlo, più 3x alla terza diviso 2x alla seconda, il limite è infinito, perché il numeratore è di grado più grande. Perché in generale, se ho una funzione che è un rapporto tra due polinomi, qui sta per un polinomio, n è il grado del polinomio, e il denominatore è di un grado inferiore al numeratore, ok, di un'unità. Allora, posso arrivare alla conclusione che abbiamo visto prima, ricordandomi una cosa che si fa di solito al secondo anno, perché gli studenti amano molto, l'uffine è la divisione tra polinomi. Se ho la divisione tra due polinomi A e B, okay, questo in generale vale il quoziente, cioè il risultato della divisione, più il resto della divisione diviso di nuovo il divisore. Come con i numeri, no? Se ho 15 diviso 2, questo è uguale a 15 diviso 2 che farebbe 7 quoziente, il resto è 1 diviso il divisore che è 2, 7,5. Ma se il numeratore è di grado n, il denominatore o divisore è di grado n, chiaramente più piccolo di n, di che grado è il quoziente? Proprietà delle potenze, faccio un rapporto tra potenze, sarà n meno m. Il resto? Voi non vi ricordate probabilmente, ma quando faccio la divisione, ricordate che la divisione va avanti fin tanto che il resto parziale non è di grado inferiore al divisore. Quindi questo è sicuramente di grado più piccolo di m. Potrebbe essere 0, sono divisibili, ma sicuramente non può essere di grado uguale al divisore, perché sennò la divisione continua. Ok? Ora, se succede che la differenza tra n ed m, cioè tra numeratore e denominatore, è di una unità, quindi nel caso nostro questo m vale n meno 1. Come prima avevamo numeratore di secondo grado e denominatore di primo grado. Quindi questa grandezza, nel caso di rapporto tra potenze, tra polinomi di grado di differenza 1, numeratore di grado 1 superiore al denominatore, questa differenza vale 1. La differenza tra grado del numeratore meno grado del denominatore è 1. Quindi il quoziente è un'espressione di primo grado. Nel nostro caso è l'equazione della sintoma. E questa grandezza tende a 0 per x tende all'infinito, perché ho grado minore di m diviso grado m, ho un rapporto tra polinomi dove il numeratore è il grado più piccolo del denominatore, questa va a 0. Quindi, morale della favola,
posso scrivere la mia funzione y come il rapporto di polinomi di prima come un quoziente di primo grado mx più q più il resto diviso il divisore lo stesso e questo tende a zero per i cittadini infiniti. Per cui, ricordate la definizione di asintota. L'asintota è una retta mx più q, la cui ordinata differisce da quella della funzione per una grandezza che è infinitesima quando x tende a infinito. Ma questo è il caso di questo scritto. E se al posto di f di x sostituisco questa espressione, trovo il limite per x che tende all'infinito di mx più q più r diviso p n meno 1 meno mx meno q e questo mx e mx semplificano q meno q fanno via r di grado inferiore al divisore, il limite è 0 e verifica questa funzione. Ergo, se ho una funzione razionale, ok? Dove il numeratore è di grado di un'unità superiore al denominatore, per trovare l'asintota equo posso usare due strade diverse. La prima è calcolare i due limiti, m e q, oppure fare la divisione. Abbiamo appena visto che la funzione x uguale, ricordatemi qual era, non me lo ricordo più, sulla 4 3x alla seconda più x fratto 2x meno 1 ha come asintota obliquo y uguale a 3 mezzi x più 5 quarti proprio mq con il calcolo dei due limiti. Possiamo trovarlo anche facendo la divisione. Facciamo la divisione dei due polinomi. Dividiamo 3 x alla seconda più x diviso 2x così era meno 1. La divisione darà senz'altro resto, ma il resto di che grado sarà in questo caso? 0, perché deve essere di grado inferiore al divisore, quindi sarà una costante. Ok? Per fare la divisione elenchiamo qui già in ordine, inseriamo il termine di grado 0, 3x alla seconda più x più 0 e qua scrivo il divisore, pardon, 2x più 3 meno 1. Così rinfreschiamo la divisione tra polinomi. Prendo il monomio di grado più alto e lo divido per il monomio di grado più alto. 3x alla seconda diviso 2x fa 3 mezzi x. Questo è il primo monomio del quoziente. Poi per calcolare il resto parziale moltiplico questo monomio per tutto il divisore ed elenco i risultati sotto le potenze adeguate del dividendo. 3 mezzi x per 2x fa 3x alla seconda, lo metto qua sotto e va sotto la potenza uguale da x. 3 mezzi x per meno 1 meno 3 mezzi x e poi
poi faccio il resto parziale, cioè faccio la differenza tra il polinomio e quello che ho ottenuto moltiplicando quoziente per divisore. 3x meno 3x alla seconda fa 0, x meno meno 3 mezzi x fa, qua devo fare la differenza per fare il resto, 1 meno meno 3 mezzi fa 1 più 3 mezzi che fa 5 mezzi. Questo è il primo quoziente parziale, è di grado 1, devo continuare la divisione. Il resto parziale deve essere di grado inferiore al divisore. 5 mezzi di x diviso 2x, 5 quarti. Non è il nostro, perché 5 mezzi diviso 2 è 5 mezzi per un mezzo, cioè 5 quarti. Ripeto la procedura per calcolare il nuovo resto parziale. 5 quarti per 2x fa 5 mezzi x. 5 quarti per meno 1 meno 5 quarti. E calcolo il secondo resto parziale. 5 mezzi x meno 5 mezzi x fa 0. 0 meno meno 5 quarti fa più 5 quarti, che è il resto. E questo è il quoziente, cioè il nostro asintoto. Questa proprietà vale anche all'inverso. Se chiaro fin qua, se mi trovo in una situazione in cui il numeratore viene diviso per un denominatore e la differenza dei gradi è più grande di 1, l'asintoto obliquo non c'è. Perché? Perché sì, posso scrivere qualcosa del genere, quoziente più resto diviso divisore, tutto vale sempre. Ma questo quoziente di che grado sarebbe se la differenza fosse di secondo grado? Se n meno m valesse 2? È di secondo grado, non è una retta. Okay. E gli asintoti in quanto tali sono retti. Posso fare divisione, ma non trovo più una retta. Viceversa, se la differenza è uguale, anzi inferiore a 1, quindi uguale a 0, cioè se ho lo stesso grado, allora q di x di che grado è? 0. E quindi trovo un asintoto, ma non obliquo, bensì orizzontale, perché la x qua dentro non c'è più. Okay. Proviamo un altro esercizio. Funzione x uguale a 4 meno x alla terza fratto 2x meno 1, x alla seconda meno 1. Qui a una prima occhiata bisogna subito dire se questa funzione ha asintoto di obliquo oppure no. La o no? Sì, per quale ragione? Perché il numeratore è di grado 3. Il denominatore di grado 2, la differenza è 1. Okay, posso calcolare l'asintoto nei due modi che abbiamo visto, con i limiti oppure con la divisione. Quale preferite cominciare? Le facciamo tutte e due. Con i limiti siete tradizionalisti, non c'è problema.
diviso moltiplico denominatore per x, mi dico una terza meno x, e trovo quanto vale il primo limite? Meno un mezzo. Divido i coefficienti delle x in grado più alto, meno 1 diviso 2, meno un mezzo. Il coefficiente angolare, no, moltiplico per x, quindi viene x, e qui c'era 1. Q vale limite per x che tende all'infinito, 4 meno x alla terza, 2x alla seconda meno 1, più un mezzo, perché va meno m volte x, quindi più un mezzo x. Il comune multiplo è 2 per 2x alla seconda meno 1. Ditemi quando posso girare pagina. Calcoliamo il subito con la divisione. Facendo 4 meno x alla terza diviso x alla seconda meno 1. Quindi devo mettere il polinomio dividendo ordinato per potenze decrescenti della x, mettendo gli zeri dove mancano i coefficienti. Quindi meno x alla terza più 0 x alla seconda più 0 x più 0. 2 x alla seconda. Meno x alla terza diviso 2x alla seconda fa meno un mezzo x. Poi moltiplichiamo per avere questo parziale, meno un mezzo per 2x alla seconda fa x alla terza e di più. Meno x alla terza meno x alla terza fa 0, 0, 0x meno 1 meno x fa meno x. Questo è il resto, che è di grado inferiore al divisore, di conseguenza la divisione è finita e questo è il coefficiente. Okay.
Prego. Dove? Ah sì, scusa, ho dimenticato il P4. Per fortuna non cambia. Divisione uguale x alla quarta meno 1 fratto x alla terza. Anche qui c'è la sintesi obliquo. Posso cancellare?
X alla terza fratto X meno 1 alla terza. E qui ti voglio. Questa funzione assoluta di obliqui. No. Perché il numeratore e il denominatore sono entrambi di terzo grado. Quindi se faccio la divisione ottengo un quoziente di grado 0, una costante. Quindi ha sintesi non obliqui ma orizzontali. Quindi vado subito in cerca del limite per x che tende all'infinito, non di f di x su x ma di f di x e basta. F di x meno m volte x m è 0. Chi si ricorda il cubo del binomio? E dopo? Cubo del primo, cubo del secondo, triplo prodotto del quadrato del primo per il secondo, triplo prodotto del primo per il quadrato del secondo. Potremmo andare dietro. E quindi il numeratore, essendo di terzo, il numeratore di terzo grado, 1 diviso 1, ovvio. Funzione anche altri asintoti, quindi y uguale a 1 è asintoto orizzontale. Se funziona anche altri asintoti, quali? Un asintoto verticale in x uguale a 1. Perché il limite per x che tende a 1, numeratore tende a 1, denominatore va a 0, la funzione diverge, ergo c'è un asintoto verticale. Gli asintoti in totale sono due, uno verticale x uguale a 1, uno orizzontale y uguale a 1. Qualcosa mi dice lo stesso. Sotto radice ho un'espressione di secondo grado. Però la radice che equivale alla potenza un mezzo. Man mano che x diventa molto molto grande, che ci sia o non ci sia l'uno cambia piuttosto poco. Bene. Quindi questa parte si comporta come x. Radice di x alla seconda fa x, se x è positivo e si comporta come puntini puntini se x è negativo, si comporta come succede i puntini
meno x. Quindi ha senso andare a cercarli essendo tutti obliqui. Limite per x che tende a infinito, quindi radice quadrata di x alla seconda più 1 fratto x. Qui devo distinguere se x va a più infinito o a meno infinito. Non è la stessa cosa. Quindi avrò un m più, intendendo m quando x tende a più infinito. Sopra posso raccogliere un x alla seconda e portarlo fuori. La radice di x alla seconda è il valore assoluto di x. Che diviso x fa 1 a più infinito, farà meno 1 meno infinito, quindi viene questa parte tende a 1 perché 1 su x alla seconda va a 0 e viene più 1. Se x tende a più infinito n vale più 1. Per la stessa ragione n meno, cioè il limite per x che tende a meno infinito, radice di x alla seconda più 1 fratto x, che scrivo come limite per x che tende a meno infinito di valore assoluto di x per x di 1 più x alla seconda qui vale meno 1. Valore assoluto di x di questo x, se x è negativo, vale meno 1. Quindi ho due asintoti con m diversi. E poi devo calcolare il punto. Quindi avrò un più un meno. Ho il più, 2 più fa più più. Normale. Io ce l'aspettavo, perché aspettavo quando la vedo. Di x, radice di x alla seconda più 1 meno n, che stavolta è 1, questa è una, questo tipo di limite è una forma indeterminata perché è più infinito meno infinito. Bisogna razionalizzare ai massimi. Qui ho differenza per la somma. Sopra ho il prodotto notevole, a alla seconda meno b alla seconda, quindi x alla seconda più 1 meno x alla seconda. E il limite vale 1 fratto infinito che è 0. Quindi retta x non uguale a x è asintoto obliquo per x che tende a più infinito, è meno 2 0. Se facciamo
il punto di stendamento infinito abbiamo analogamente 0 con la stessa tecnica. Quindi praticamente il giro asintoti, no? Le due bisettrici. D'altro canto questo è tutt'altro che strano. Perché? Perché se uno torna indietro alla funzione di partenza, questa è una conica, è un'iperbole, basta elevare la seconda. Questa è un'iperbole equilatera con i fuochi sull'asse delle ordinate. Arrivederci.